onori ai caduti! Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, che guidi i nostri cuori, nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. Il cammino della ripresa e della ricostruzione non è mai terminato, perché libertà, pace e giustizia sociale sono beni da difendere e promuovere giorno per giorno. Con questa consapevolezza, mentre rendiamo grazie per il recupero di questi valori inestimabili, rinnoviamo il nostro impegno per l'affermazione dei diritti dell'uomo e di ogni uomo. E invochiamo il Cristo Salvatore perché ci dona una coscienza vigile nell'adempimento del nostro dovere di cittadini e di cristiani. Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, per tuo dono germogliato in Cristo la libertà dei tuoi figli, nei solchi della pazienza e del sacrificio. Tu vuoi che gli uomini del nostro tempo mettano al centro della vita familiare e sociale il comandamento dell'amore e doni loro il tuo spirito, perché liberi da ogni forma di oppressione costruiscono per le generazioni presenti e future un modello nuovo, giusto e fraterno di abitare la terra. A te gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, ti rende partecipe della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discende su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
qualcosa che troviamo sempre. Bisogna custodirlo, bisogna farlo. C'era una volta un grande politico della Seconda Guerra Mondiale, Winston Churchill, che diceva così: la guerra è un'invenzione della mente umana e la mente umana può anche inventare la pace. Come si fa una cosa, si può fare anche l'altra. E noi possiamo essere la differenza ogni volta che ci impegniamo a costruire la pace. Non è che bisogna fare grandi cose. Un mattone dopo l'altro, si inizia a costruire qualcosa, si fanno dei ponti e non dei muri. Il Papa dice sempre la battuta: costruire ponti e non muri. Perché il muro ci separa dall'altro. E guardate, il muro molte volte è molto sottile, ce lo facciamo noi, l'odio che abbiamo verso le persone, che certe volte abbiamo un odio di superiorità, ci sentiamo più importanti perché noi abbiamo questo, noi abbiamo questo, quest'altro. Le guerre nascono così. Non è che uno fa la guerra per altro motivo meno. Le guerre nascono perché io ti voglio prendere una cosa. E dopo che questa cosa è tua di diritto, io te la voglio rubare. E per rubarla devo fare la guerra. Vi racconto una storiella curiosa. C'era un uomo che odiava gli stranieri. Allora, in una città, viveva un tale che odiava gli stranieri. Riteneva che non fossero degni di godere dello stesso benessere. E un giorno usò tutto il suo potere per cacciarli. Ma non trovò pace. A un certo punto si rese conto che odiava anche i disabili, perché diceva che sfruttava la società. Fece di tutto per togliere. Poi iniziò a tenere fuori anche quelli che non tifavano la sua stessa squadra di calcio. Vabbè, su questo sarei un tiro. Vabbè, comunque, iniziò a togliere tutti quanti fuori e poi tolse questo, tolse quest'altro. Alla fine, togli, rimase solo. E si rese conto, dopo un po' di tempo, che il problema non erano gli altri, ma era lui. Non erano gli altri che erano diversi, era lui che voleva essere diverso sugli altri. E guardate, noi dobbiamo capire una cosa: è bello stare insieme. Non è una cosa brutta stare insieme, però per stare insieme ci sono delle regole che dobbiamo imparare a osservare, e bisogna essere uomini di pace. L'abbiamo meditato in questi giorni più volte nel Vangelo, nelle beatitudini, che dice: beati i costruttori della pace, o gli operatori della pace, quelli che fanno la pace. Don Primo Mazzolari diceva sempre una battuta molto bella: la pace non è stare in pace, ma è fare la pace. È troppo comodo, finché sto bene, finché mi conviene, sto in pace, che bella la pace, no? La pace bisogna costruirla. Ecco perché il Papa, come dicevo prima, disse una volta questa battuta: anche oggi, dove il secondo fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi, con crimini, massacri e distruzione. Voi vedete il telegiornale ogni tanto, vedete quante notizie brutte ci sono. Sempre guerre, sempre, non finiscono mai. E uno si domanda sempre: ma perché sempre queste guerre? Perché purtroppo ci sono uomini buoni e ci sono uomini cattivi. E noi, come uomini buoni, ci dobbiamo prendere questo. Non ci dobbiamo lasciare prendere dalla disperazione. Diciamo nel nostro piccolo che possiamo fare. Oggi noi siamo qui per ringraziare Dio per la pace, per il dono che tanti uomini prima di noi hanno vissuto. Noi preghiamo soprattutto per quelle persone che prima di noi ci hanno lasciato e lottato per la libertà. C'è una cosa, che è una frase che leggevo su internet, che diciamo ha il suo senso, è molto forte questa espressione, dicevo così: è facile fare i fascisti in un regime democratico, è difficile fare i democratici in un regime fascista. Che sia fascismo, nazismo o qualsiasi altra dittatura, è la stessa cosa. Questa è una provocazione per farci capire che è la libertà il terreno
seminare la pace. Ma noi cosa possiamo fare veramente per la pace? Guardate, a voi più piccoli vi do un consiglio. È una cosa molto piccola, piccola, piccola per fare la pace. Non è che vi sto dicendo quando tornate a casa fate la pace con i fratellini e sorellina, oppure fate gli obbedienti con i genitori. Vi do una cosa molto più piccola, più piccola. Sapete che dovete fare voi più piccoli, più piccoli, più piccoli? Fate una cosa se volete costruire la pace. Smettete di giocare almeno fino a Natale a tutti i miei videogiochi di guerra. Ah, cioè, oh, non dite più per più grande. Ecco, Super Mario, che più bello che è grande di venire la prossima. Smettete di giocare ai videogiochi di guerra. Non è una cosa grande, dice me. Guardate, non lo capirete adesso. Lo capirete dopo, perché la nostra generazione di adulti rispetto a voi ci siamo cresciuti in un certo modo anche grazie a questo, perché giocare sempre nei giochi di guerra fa pensare tutto quanto come se fosse un film. La vita purtroppo non è un film, le persone vogliono davvero durante la guerra, non è un gioco, su questo stiamo attenti. E poi un ultimo consiglio, visto che stamattina, no, come vedete che qui ci sono anche i carabinieri e ci sono anche i vigili. Sapete perché servono i carabinieri e i vigili? Per fare le multe? Anche. Fanno anche le multe. Sapete perché fanno le multe? Vi racconto un episodio veloce veloce. Mi è capitato una volta, me lo raccontavo un mio amico greco, in un paesino, purtroppo ogni anno capitava sempre un incidente molto grave con il motorino, chi non c'era il casco, una volta, due volte, così via. Quel prete, al primo funerale, al secondo funerale, al terzo funerale non ce l'ha fatta più. E ha detto questa battuta ai genitori: se i carabinieri e i vigili fanno la morte ai vostri figli perché sono senza casco o vanno veloce con il motorino o meno, voi andate da loro e fate di tutto per fargliela togliere, non vi dovete lamentare se provate a sbattere contro un muro, perché loro giustamente pensano, tanto ci pensa mamma e papà a coprire una cosa sbagliata che hanno fatto. Morale della papa, ma capite da soli. Purtroppo è così. Nel mondo non ci dovrebbe essere bisogno di avere i carabinieri, i vigili e così via. Dovremmo arrivarci da soli, però purtroppo, siccome ci sono i buoni, ma ci sono anche quelli che noi chiamiamo gli storti, c'è bisogno di qualcuno che faccia capire dove è giusto e dove è sbagliato. Non è sbagliato. Per voi più piccoli è facile, chi le calandroni, più piccolo è facile. Quindi allora ci impegniamo in due cose ci impegniamo: a smettere di giocare dei giochi di guerra, ma super pace anche qua, magari imparare a leggere qualcosa in più non sarebbe male, e di imparare a rispettare le istituzioni, perché alla pace si arriva mattone dopo mattone. Per costruire un ponte, ad imparare a rispettare la diversità, che contrario la diversità non esiste. Perché se noi creiamo dei muri, rimarremo sempre più soli. Thank you.
Onori ai caduti! Preghiamo. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza e lo spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che i cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Redentore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E la fraterna intercessione anche dei nostri santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. La benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi e rimanga sempre. Amen. Soldato ignoto. Lungo le vie dell'urbe, lentissimo passa, il carro che fiori non porta, ma porti tre colori, come ghirlanda su piccola cassa. Soldati lo seguono, fanciulle lo seguono, anch'essi in aspetto di guerra, croce rossa su tunica blu, dai vani di porte, dai marciapiedi lucenti, rapide genti guardano. Un cenno di riverenza agli uomini, un segno di croce alle donne, fra un sospiro e un brivido. Chi è? Un soldatino ignoto, ancor quasi un bambino. La cassa è così piccola, sotto il vessillo si grande. Forse laggiù al paese la mamma che lo aspetta, che egli sia morto non sa, ancora non sa. E sferruzza una calza sull'uscio e sorride, a Natale verrà. Ci avete salvato, come facciamo a non ricordarvi? Prima l'Italia era un mondo in guerra, grazie a voi non più. Vorrei che anche nelle altre parti del mondo ci fosse la pace. Mi piace vedere un mondo allegro, dove non si fa mai guerra, dove si vogliono bene l'uno con l'altro. Ecco perché bisogna pensare a voi, che ci avete dato una vita di libertà. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano. Non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca e il mio cuore il paese più straziato. Il 4 novembre si celebra la festa dell'unità nazionale, non tanto delle forze armate, quanto dei caduti in guerra. Oltre 600.000 morti per un'inutile guerra. A questi vanno aggiunti centinaia di migliaia di civili morti per denutrizione e malattia, generazioni interne spazzate via sulle trincee e sugli altopiani, migliaia di uomini fucilati per mantenere la disciplina su ordini militari speciali. Questa è stata la grande guerra. Per questo il 4 novembre non è tanto la data della vittoria, quanto la data che segna la fine di un'inutile guerra. Non una vittoria, ma una data che ricorda la follia della guerra e l'orrore del belligismo, frutto esasperato del nazionalismo. Porto per prima cosa i saluti di tutta l'amministrazione comunale a tutti voi presenti, che ringrazio per la vostra partecipazione.
Ringrazio in particolare gli istituti scolastici, in particolare i dirigenti che hanno accolto il nostro invito con entusiasmo come ogni anno e anzi quest'anno hanno voluto contribuire in maniera diversa partecipando proprio con le riflessioni che i ragazzi hanno appena letto. Ringrazio il parroco Don Roberto per la disponibilità nell'organizzare questa cerimonia e in particolare lo ringrazio anche per la riflessione sulla pace che ci ha lasciato nell'omelia. Ringrazio tutte le associazioni presenti che a vario titolo operano sul nostro territorio e promuovono il senso civico. Ringrazio i consiglieri comunali presenti, la Polizia Municipale che ha coordinato anche questa giornata. Infine, ma non a caso, lascio per finire un saluto alle autorità militari, il comando dei carabinieri della città di Chiaravalle Centrale e le sezioni cittadine dell'Associazione Nazionale Bersaglieri e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Non è un caso se ho lasciato per ultimo il saluto a queste autorità. Oggi infatti si celebra la festa dell'Unità Nazionale, ma anche la giornata delle Forze Armate. Ed è nel fare memoria del contributo che tali forze diedero per la costruzione di uno Stato unito e democratico che sento oggi di dare loro un sentito ringraziamento ai carabinieri, ma per il loro tramite a tutte le unità che compongono le nostre forze armate, per lo straordinario lavoro che svolgono ogni giorno oggi. Mi piace ricordare lo slogan che è stato, diciamo, pensato per questa manifestazione di oggi: Forze Armate, uno straordinario quotidiano, perché coglie in pieno quelle che sono le vostre attività operative oggigiorno, sia in patria accanto ai cittadini, sia nelle zone che ancora sono martoriate dalla guerra. Spero di essere breve, ma per questa riflessione che voglio fare oggi insieme a voi, voglio riportarmi ad una storia come tante che furono tipiche delle guerre, ma una storia che personale che poi diventò un simbolo, ed è la storia di Maria Margas e del figlio Antonio. Maria Margas e Antonio nascono a Gradisca di Isonzo. Antonio nasce nel 1891. Allo scoppio della Grande Guerra vivono a Trieste, che è un territorio dell'impero austro-ungarico. Quindi allo scoppio della guerra Antonio si arruola nell'esercito austriaco. Tuttavia Antonio sente di essere italiano. Quindi nel 1915 diserta per fuggire in Italia e si arruola volontario nell'esercito con un nome di fantasia, Antonio Bontempelli, perché il Regio Esercito imponeva una falsa identità agli irredentisti, cioè coloro che si battevano per l'unità territoriale della nazione. Antonio scrive una lettera a sua madre e dice: non voglio combattere per una patria che non sento mia e preferisco, sicuro di andare a morire, ma preferisco mille volte morire per la mia patria naturale. Nel 1916, infatti, Antonio, durante un combattimento, verrà raggiunto da una raffica di mitraglia e muore all'età di 25 anni. Dicevo, è una storia come tante, come molte famiglie hanno vissuto in quel tempo. Ma al termine della battaglia Antonio viene riconosciuto perché ha un biglietto in tasca con cui dava delle indicazioni per far capire chi era. E viene infatti sepolto in un cimitero militare. Tuttavia il cimitero poi viene bombardato, quindi viene dichiarato tra i dispersi. Perché questa storia la richiamo e diventa poi in qualche modo straordinaria? Perché nell'agosto del 1921 fu discussa e approvata in Parlamento una legge che era relativa al milite ignoto. Sostanzialmente si decise di fare onore e di glorificare una salma di un caduto senza nome per onorare tutti coloro che non erano rientrati e che non avevano avuto la consolazione di una tomba. Pensate che venne nominata una commissione che scelse 11 salme, 11 salme non identificate, che vennero ovviamente scelte nei cimiteri militari e nei campi di battaglia dove ci furono le battaglie più atroci. E se ne scelsero 11 che vennero portate nella Basilica di Aquileia e per individuare il milite ignoto venne chiamata proprio la mamma di Antonio, Maria Margas, che venne portata davanti a queste 11 bare e ne scelse una, la decima, come simbolo
come simbolo proprio di questo milite ignoto a cui tutti poi diedero onore. Infatti la salma partì su un treno, si fermò in 120 stazioni fino a che non arrivò a Roma il 2 novembre e il 4 novembre venne poi sepolto all'altare della patria. Quindi il 4 novembre ricordiamo ovviamente la fine della guerra, ma il 4 novembre si fa anche memoria di questo gesto. Questo perché ho voluto richiamare questa storia. Ripeto, è una storia come tante, una storia che anche molte famiglie vivono oggi, cioè non aver avuto una tomba su cui piangere i loro cari. E questo sostanzialmente ritengo che questa storia abbia in sé tutto quello su cui oggi dobbiamo riflettere. La patria, l'unità della patria, le forze armate che si sono sacrificate fino alla morte per la sua unificazione. Ma la storia di Antonio e del milite ignoto che in qualche modo li unisce ci fa riflettere sulla guerra. Una scelta che non è mai facile, ma che è sempre sbagliata, è sempre dolorosa ed è sempre evitabile. Quello che nacque, cioè da dove venne l'idea del milite ignoto, che poi ci fu nel 1921 la manifestazione e quindi la celebrazione, a seguito della vittoria è chiaro che ci fu la gioia di avere annessi alcuni territori, ma subito dopo venne un sentimento di dolore, cioè le popolazioni cittadine, le popolazioni italiane hanno vissuto, si dice, quasi un lutto di massa che si fece sempre più forte nell'animo degli italiani. E quindi se i primi anniversari videro la consegna delle medaglie a chi aveva combattuto, successivamente si pensò a chi non era rientrato, a chi non aveva fatto rientro in patria, perché si capì che è vero che l'unità era stata raggiunta, ma ad un prezzo molto alto, perché qui quasi 700.000 italiani morirono, senza contare le vittime civili, e oltre 1 milione furono i mutilati e i feriti. Con questa storia voglio dire che la giornata di oggi può avere un significato, anzi assolve al proprio compito, se storie come quella che ho raccontato ci fanno comprendere che in ogni circostanza l'unica via è sempre quella della pace. Oggi per noi in Italia la guerra sembra un'idea improbabile o comunque la viviamo lontana. Dicevamo anche prima, ci sono tante guerre, ma le viviamo lontane da noi. Ma in realtà non è così. Il valore della pace è un qualcosa che non è definito, non è stabilito, non ci viene consegnato, non è un affare dei governanti, ma la pace è un qualcosa su cui dobbiamo lavorare tutti per costruirla, per difenderla e soprattutto insegnarla. È uno sforzo personale e dobbiamo lavorare tutti i giorni nella nostra comunità per portare alti i valori di amicizia, di lealtà, di rispetto, di libertà, di tolleranza e di accoglienza. E con questo che concludo, richiamando ancora una volta proprio quello che è stato lo slogan delle Forze Armate, uno straordinario quotidiano. È nel quotidiano che bisogna lavorare per costruire la pace. Grazie.